Sette opifici clandestini gestiti da cinesi nei quali i loro connazionali lavoravano, mangiavano e dormivano in condizioni che gli investigatori hanno definito disumane, sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri in un'operazione contro il lavoro sommerso e l'inquinamento nei comuni dell'Interland Vesuviano, nel Napoletano. I titolari degli opifici, in tutto 17 persone, di cui 15 di nazionalità cinese, sono stati denunciati. I reati ipotizzati a vario titolo nei riguardi dei titolari degli opifici denunciati in stato di libertà sono violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, sulla regolarità contrattuale, nonché sullo smaltimento di scarti di lavoro tessili. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del gruppo di Torre Annunziata e del gruppo per la tutela del lavoro di Napoli e ha portato al controllo di numerose attività produttive e commerciali, soprattutto di piccole dimensioni. Sono state contestate un centinaio di violazioni a norme penali per un importo complessivo che supera i 500.000 euro e circa 50 sanzioni amministrative. Sono stati inoltre sequestrati una pasticceria, un ristorante di fortuna abusivi, oltre a una rivendita di occhiali irregolare.